Teresa, noi andiamo avanti per la nostra strada a parlare sempre di proposte. Nonostante questo, siamo stati definiti ragazzotti, inesperti, sognatori. Sognatori perché volevamo la normalità. Allora, una volta per tutte lo ripeto, e lo ripeterò sempre. Una volta entrate lì dentro, se loro non ci faranno sognare, noi non li faremo dormire, perché staremo lì a tenerli incollati su quelle poltrone che amano così tanto, a votare ogni singola proposta di buonsenso, a far quadrare i conti, e fin quando i conti di bilancio non rientrano, loro staranno con il sedere attaccato su quella poltrona che tanto amano. E se questo è da sognatori, lasciateci sognare, perché noi il 31 maggio ci riprendiamo questo paese, governiamo, restituiamo la normalità e la legalità nelle istituzioni. Grazie e buona serata a tutti, vi abbraccio davvero.